Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come va? Spero che state bene, che abbiate trascorso una splendida giornata e che trascorrerete una splendida serata. In questo video voglio parlarvi di un giovane calciatore, classe 2003, che ha firmato per una società molto importante qui in Italia, che presumibilmente verrà aggregato alla formazione del 19, ma che secondo me potrebbe avere anche una discreta possibilità di esordire anche già in questa stagione con l'Under 23. Spoiler, ovviamente parliamo di Juventus, ma prima di iniziare il video mi raccomando, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale perché molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al canale, quindi pigiate sul tastino, attivate la campanellina grigia delle notifiche per ricevere tutte le news dal canale e mi raccomando, qui sotto nell'info box trovate sia il link al mio secondo progetto Inset Football dove parlo di calcio italiano soprattutto, ma in lingua inglese. E poi i link anche alla mia trilogia sul calciomercato e alla mia, il primo video della mia quadrilogia che andrò a realizzare nei prossimi giorni sul futuro della nazione italiana. But veniamo a noi. Vi voglio parlare di Tarik Muharemovic, difensore bosniaco e di seconda nazionalità slovena, classe 2003 del Wolfsberger, o meglio, ad ora svincolato, ma la scorsa stagione trascorsa al Wolfsberger, società dove si è appunto aggregato mentre cresciuto nei giovanili del Klagenfurt. Scorsa stagione 7 match disputati per un totale di più o meno 500 minuti, poco più. Voglio dire, per un 2003 non è stato assolutamente male. Un giocatore che si è andato a svincolare e poi ha firmato appunto per la Juventus. Vediamo un pochino il calciatore com'è. 187 centimetri, mancino, che però, nonostante la sua altezza non esorbitante, voglio dire alto quanto Bonucci, ma un fisico e un modo di approcciarsi al gioco del calcio che quasi lo fanno sembrare molto più fisico e molto anche più alto. Non so se riesco a farmi capire. Ha una struttura, soprattutto nella parte superiore, abbastanza imponente. Non è dotato di una grandissima velocità, diciamo che è un difensore centrale di posizione, inteso che non è quello che non è l'ideale per una difesa che gioca molto alta, che magari rischia di subire, lancia palla scoperta e lui deve fare corsa all'indietro perché non è un fulmine di guerra. È però un difensore molto tattico, un difensore molto tattico, ma anche allo stesso tempo molto intelligente. Ha dei grandissimi tempi d'anticipo e di intervento, quindi è come se prevedesse i movimenti dell'avversario, o meglio, prevedesse la giocata dell'avversario e sa posizionarsi nel modo migliore, anche scegliendo le debite distanze. Su palla lunga lui dif è difficile che sta direttamente sull'uomo, ma lo va a attaccare. Lui prima, e fa un co come uno scorpione, no? Prima aspetta che il giocatore abbranchi la preda, ma lui poi è a 1,5 m. E subito ti attacca. Mi fa pensare a Demiral. Demiral che poi è stato ceduto in prestito all'Atalanta con diritto di riscatto fuori dai Bergamaschi. E bene o male le caratteristiche sono quelle. Quindi, grande vigoria, anche irruenza, però in prospettiva lo vedo un'irruenza molto più ragionata e molto più pulita di Demiral. Demiral era molto istintivo, a volte troppo, e andava dritto sull'uomo. E i gialli che prendeva comunque erano anche sacrosanti. Muharemovic invece è molto più pulito. Immaginate un giocatore che abbia il tempo di intervento di Demiral, la cattiveria di Demiral, ma con la pulizia di Rugani. Rugani molte volte è stato criticato anche in passato perché si diceva è un difensore troppo pulito. La stagione l'ultima la, ulti, la sua ultima con l'Empoli fece tutta una stagione senza ricevere neanche un cartellino, o comunque uno, due, pochissimi per il ruolo nel quale gioca. Quindi nel caso di Rugani è sempre stato una sorta di limite, una limitazione per il giocatore. Sì, bello bello, ma tu di grinta niente. Demiral è totalmente l'opposto. Beh, mettete in un frullatore due giocatori, girateli bene, esce un giocatore di 187 cm come Bonucci, ma con le caratteristiche discretamente simili, cioè discretamente mischiate. Non è un giocatore molto di impostazione, nel senso che lo vedrei bene
faccio un esempio proprio per il futuro, no? Qualora poi dovesse affermarsi e dovesse confermare le sue qualità e iniziare un certo processo di crescita. Ecco, lo vedrebbe. Se si danno più compiti di impostazione a un Delict, ecco, Muremovic potrebbe compensarlo. Quindi giocatori che comunque uno sa più impostare, quell'altro è più tattico, più di posizione, ma di contro hanno entrambi una bella vigoria, quindi hanno quell'ignoranza, quella garra che gli permette di affrontare nel giusto modo anche gli avversari e comunque la partita. È un mancino. E la cosa non fa schifo, ricordo che sempre di più stanno scarseggiando i difensori mancini. Non disdegna le sgroppate, però diciamo che anche in questo caso è molto oculato, cioè sceglie bene il tempo, ok? A volte si tenta il dribbling, nel senso che comunque magari la palla è lievemente lunga o magari è lui in velocità, rispetto al giocatore che gli sta venendo incontro, tocchino col sinistro e lo supera, però. Ecco, diciamo, è nella minoranza dei casi capita queste cose, non è proprio la sua prerogativa principale. Quindi, ripeto, un 2003 molto interessante, che già da quest'anno, già dal 2021, è comunque membro dell'Under 21 da netto sott'età, della sua nazione, quindi della Bosnia. È un difensore, ripeto, molto interessante, che potrebbe essere un colpo a zero. Adora molti colpi a zero sono ricercati, la Juve negli ultimi anni ne ha fatti tanti, molti andati male, ma quando magari si tratta di questo caso, ecco, magari un po' più di speranza c'è. Ovviamente di contro c'è, lo prendi, però comunque ci devi puntare, devi iniziare un processo di crescita. Non puoi prenderlo, gli fai fare un campionato e poi lo sbatti in prestito al Südtirol come l'Admira Wacker. Come, non lo so, in Ungheria, come in Serie C nostra. Cioè, lo devi prendere, lo devi formare, perché l'Under 19 e l'Under 23 devono essere bacini per la prima squadra, perché altrimenti noi, la Juve non creerà mai valore, non creerà mai valore, e dovrà sempre andarsi a prendere i giocatori a peso d'oro, o comunque puntare, scommettere sui giocatori che hanno già esordito, Massilica e Jorge, quindi che comunque sono molto ricercati, e deve andare a fare un attimino i giochi di potere. Il giocatore vuole quello, la società vuole quell'altro, le pretendenti vogliono quell'altro ancora. Quindi Muremovic, secondo me, è un prospetto sul quale bisogna e si deve puntare, quantomeno da quello che so del giocatore. Ce lo conosco, conosco un po' come il giocatore, e per come appunto lo conosco, penso che si debba fare questo tipo di prospetto. Poi voglio dire, nel calcio è vero tutto, è il contrario di tutto, quindi può deludere come magari fare il botto. Io onestamente, dal momento che prendo un giovane, su quel giovane vado a investire. Ok? Ci vado a investire, ma appunto perché l'ho preso, perché altrimenti non l'avrei preso. Perché avrei preso un giocatore, vedi anche Citi, altro difensore centrale, se non erro anche 2003, sì, dal Milan, vedi anche lui che magari lo prendi dal Milan, ma ci devi investire. Magari sono under 19, poi lo collochi in under 23. La differenza tra Muremovic e Citi è che Citi, nonostante sia un buon talento, un ottimo talento, ha giocato nella primavera del Milan. Lui in realtà ha comunque già esordito nella Bundesliga austriaca, quindi secondo me c'è uno step in più. Ovviamente spero che il video vi sia stato utile, che vi abbia aiutato un pochino a capire un po' meglio chi sia questo Tarik Muremovic. Come fai di ogni video, vi ricordo: like, iscrizione molto importante, campanellina, visita nell'info box, link in set football. I tre link sulla trilogia del calciomercato e il primo link sulla quadrilogia sul futuro della nazionale italiana. Vi mando un abbraccione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!